Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Questo video sarà il video sui prodotti terminati del mese di dicembre. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa vi mostro questo pacco di dischetti struccanti. Questi sono della Sien e sono 140 dischetti. Sto qua. Con questi dischetti mi sono trovata bene, non si sfaldano, struccano bene e tra l'altro hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto quantità-prezzo, perché appunto sono 140 dischetti e li ho pagati poco, non mi ricordo quanto, ma comunque poco, questi qua. Poi, continuando per quanto riguarda lo struccaggio, ho terminato questo, che è lo struccante dell'Yves Rocher della linea Pur Bluette con acqua di fiordaliso bio da 200 ml. Appunto, è lo acqua struccante viso e occhi senza profumo e senza parabeni. Questo. Con questo qua io mi trovo benissimo, a parte che è delicatissimo, non mi dà assolutamente alcun problema agli occhi o al contorno occhi, il contorno occhi non si arrossa, gli occhi non si irritano, assolutamente alcun problema. Poi strucca molto bene, appunto è delicatissimo, fa benissimo il suo dovere, mi trovo davvero benissimissimo e quindi sicuramente lo ricomprerò questo. Poi, andando avanti con i prodotti sempre per il viso, vi mostro questi due prodotti. Allora, questo è il famosissimo ormai detergente per il viso dell'Yves Rocher della linea Pure System. Questo qua è quello Clean Pore, gel detergente purificante con polpa di aloe vera e acido salicilico da 125 ml. Questo, lo sapete, lo amo follemente, mi trovo benissimo, lo acquisto e lo ricompro, lo acquisto e lo ricompro sempre perché, cioè, veramente mi trovo benissimo, è uno dei detergenti migliori che abbia mai provato. Sì, assolutamente ha una forte azione purificante, tra l'altro ha una consistenza granulosa che comunque permette anche un effetto scrubbante, quindi effettivamente i pori sono purificati, la pelle è più morbida, è più liscia, appunto la trovo proprio purificata, mi trovo benissimo, lo adoro e sicuramente lo ricomprerò. Poi. Come prodotti per il corpo, no, continuando con i prodotti per il viso, vi mostro questo qui, che è la maschera di Sephora. Questa è la maschera monodose al tè verde, quindi è quella purificante. Allora, vedete, si presenta in questo modo, è una cialdina. Questa qua, che appunto ha il tè verde purificante da 8 ml. Mattificante e antinperfezioni. Questa qua. Allora, questa in teoria dovrebbe essere monodose. In realtà io sono riuscita a fare due dosi abbondanti di questa maschera. Perché esce veramente tanto tanto prodotto. Sono 8 ml, ma davvero, visto che ne serve solo uno strato sottile, due applicazioni abbondanti riuscite a farle. Allora, questa appunto è quella là che va applicata la sera, va tenuta sul viso per tutta la notte, al mattino dopo voi ve la togliete normalmente. Dunque, come con questa maschera di Sephora io non mi sono trovata particolarmente bene. Sempre di maschera di Sephora al tè verde purificante, ho provato quella famosissima in tessuto e con quella mi sono trovata benissimo. Con questa invece non mi sono trovata particolarmente bene perché sì, sicuramente il viso risulta essere più morbido e più comunque proprio cioè più pulito, più morbido, più chiaro. Però io questa forte azione purificante non l'ho vista. Appunto, l'ho usata due volte e nessuna di tutte e due le volte io ho visto questa forte azione purificante. Quindi se dovete provare una maschera di Sephora, io vi consiglio quella in tessuto perché almeno questa purificante io non la trovo particolarmente buona. Questa qua. Poi,
Come prodotti per il corpo invece, allora vi mostro questo che è il bagno schiuma dell'Yves Rocher della linea Jardin du Monde. Questo è quello ai fiori di Tiare della Polinesia senza parabeni ed è da 200 ml. Non so quanto vedete questo qua. Allora, io questo qua l'ho usato in palestra perché appunto ha questo formato più piccolo che è molto molto comodo anche da portare appunto nella borsa della palestra o in qualche viaggio. Comunque è molto comodo da portare fuori casa. Con questo qua io mi sono trovata bene per quanto riguarda l'efficacia proprio del prodotto, perché comunque la pelle risultava essere più morbida e anche idratata e aveva una consistenza gelosa che non mi faceva particolarmente impazzire, però per il resto mi sono trovata bene, l'odore è buono, ma non è tra i miei preferiti. E tra l'altro, secondo me, è più indicata alla stagione primaverile estiva perché appunto richiama proprio il Tiare, essendo proprio fiori di Tiare, e quindi richiama proprio quella freschezza della stagione estiva. Questo. Poi, come altri prodotti per il corpo, vi mostro queste due creme. Allora, questa è la crema vellutante dei tesori d'Oriente al frangipane delle Indie ed è un bel boccettone da 300 ml. Questo. Allora, questa qua, a parte che ha un odore paradisiaco, davvero un qualcosa di eccezionale, è ottimo, un odore ottimo, sensuale. Buonissimo, davvero buonissimo. Poi effettivamente rendeva la pelle molto molto più morbida, quindi è un buon prodotto, mi sono trovata bene questo qua e ve lo consiglio sicuramente. Sempre come prodotto per il corpo ho terminato quest'altra crema. Questa è quella della Leo Crema, cioè del marchio Leo Crema, crema fluida body lotion all'olio di argan, 100% olio biologico da 250 ml. Questo. Oppure con questa mi sono trovata benissimissimo, cioè, l'ho scoperta nel periodo estivo e poi alternando queste due creme, appunto l'ho terminata ora. E alternata pure con altre creme che sto finendo di usare, mi sono trovata benissimo. Si assorbiva subito, non lasciava assolutamente la scia bianca. Cioè, ovviamente, se se ne metteva troppo, sì, però messa in quantità giusta, non lasciava assolutamente scie bianche. Rendeva la pelle morbidissima. L'odore è molto buono perché è delicato, ma comunque dolce, mi piace tantissimo ed è assolutamente un ottimo prodotto. Questa. Poi, continuando con i prodotti per i capelli, ho terminato questi due prodotti dell'Yves Rocher. Allora, questo è lo shampoo dell'Yves Rocher, questo qua, shampoo purificante senza siliconi, parabeni e coloranti da 300 ml ed è all'ortica, proprio per capelli grassi. Questo, io con questo shampoo mi sono trovata divinamente, è già la seconda confezione che termino, ma mi trovo davvero benissimo perché davvero purifica a fondo i capelli, proprio la cute ve la sentite purificata, pulita, è davvero ottimo e tra l'altro usandolo costantemente io vedo proprio che, diciamo, i miei capelli tendono a non ingrassarsi più, a essere meno grassi, quindi è davvero ottimo come prodotto questo. E poi ho terminato quest'altra che è la maschera Nutri Riparatrice da 150 ml dell'Yves Rocher. Senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, per capelli molto secchi o crespi con olio di jojoba e karité. Questa. Pure con questa mi sono trovata benissimo. Aveva questo odore molto particolare che caratterizza tutta questa linea Nutri Riparatrice.
molto buono, particolare, e appunto mi sono trovata benissimo perché ne bastava davvero poca e davvero poco prodotto e lasciava i capelli molto morbidi, nutriti, dopo pure quando li pettinavo si districavano facilmente, mi sono trovata davvero benissima, benissimo, e appunto pure nel periodo estivo l'ho usata, mi sono trovata bene, non appesantiva assolutamente i capelli, quindi davvero un prodotto ottimo. Io ora sto usando quella dell'Omia, l'aloe vera, con cui pure mi sto trovando benissimo, però questa qua davvero è ottima, questa. Poi, come prodotti per le mani, ho terminato. Allora, ho terminato questo, diciamo, è per le unghie, tra virgolette, è un semplicissimo solvente per unghie con aloe vera e olio di argan profumato, rinforzante e lucidante da 125 ml. Questo. E mi trovo molto bene, l'ho pagato solo 1 euro e comunque mi trovo bene, lo compro nel negozio di detersivi che sta nella mia zona, è un semplicissimo solvente che fa bene il suo lavoro. E poi ho terminato questa qua, che è la crema mani del Livre Rocher, questa della linea appunto Bellezza delle Mani, crema idratante a lunga durata senza parabeni da 75 ml, arricchita con arnica bio. Questa, come vedete, l'ho terminata proprio tutta. Questa qua mi trovo benissimo. Pure questa fa in maniera ottima il suo dovere, davvero nutre e idrata appunto le mani e pure nel periodo di freddo intenso la uso, mi trovo benissimo questa qua. E infine, come ultimo prodotto che non riguarda propriamente il beauty, vi mostro questa qua che è la Tarte della Yankee Candle, Shea Butter, appunto arricchita con burro di karité. Questa, ecco, e l'ho terminata proprio in questi giorni. È buonissima, mi piace tantissimo. Ha proprio l'odore classico del burro di karité, quindi è dolce, però allo stesso tempo è molto neutra. Dà questo profumo proprio di pulito. Mi piace tantissimo e appunto è adatta comunque per tutto l'anno e mi piace tantissimissimo e appunto è questa qua. Quindi magari in un futuro la ricomprerò. Bene ragazzi, questi sono tutti i prodotti che ho terminato nel mese di dicembre. Ho fatto una bella pulizia pronta ad accogliere l'anno nuovo. Fatemi sapere se avete provato pure voi questi prodotti, come vi siete trovati o se avete altri prodotti da consigliarmi. Io spero che il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e vi mando un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!